Ciao, sono Marco Trichessa della Naturalia Vau, ci troviamo a Sernaglia della Battaglia, un paese in provincia di Treviso, e abbiamo realizzato qui alle nostre spalle una coibentazione interna in uno studio di fisioterapia. Siamo in compagnia del costruttore, il signor Mauro Fregolente, ciao Mauro, e del progettista, il signor Oscar Fregolente. Ciao Marco. Ciao Oscar. Vorrei chiedere a Oscar innanzitutto perché ha scelto questo tipo di soluzione. Per questo edificio, che era un edificio esistente, avevamo dei vincoli di tipo urbanistico e strutturali e quindi è stato necessario intervenire, non potevamo intervenire con cappotto esternamente e quindi è stata scelta una soluzione di cappotto interno. Allo stesso tempo volevamo una soluzione di tipo naturale, con dei materiali naturali, ed ecco per questo che abbiamo scelto un cappotto in fibra di legno con un intonaco in arzilla, questo è il motivo principale. Mauro, ci puoi dire quali sono state le difficoltà maggiori che hai trovato nell'eseguire un cappotto di questo tipo? Ma devo dire innanzitutto che è stato molto interessante utilizzare questo tipo di materiali e questo tipo di intonaco. La fibra di legno già la conoscevo perché l'ho utilizzata anche come cappotto esterni e l'abbiamo utilizzata qua anche come coibentazione della copertura. Il cappotto interno era la prima volta, è stato molto interessante, è stato molto bello utilizzare l'arzilla perché è un materiale naturale, non necessitava di particolari attenzioni anche per la sicurezza, per l'uso, quindi è un materiale che si può utilizzare senza guanti, quindi è molto molto bello, anche la finitura è tutto molto 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 bello, insomma, come materiale. Vorrei chiedere adesso a Oscar e a Mauro se consiglierebbero questo tipo di soluzione ad un loro nuovo cliente. Certamente l'esperienza è stata positiva e inoltre in questo caso abbiamo utilizzato anche un impianto radiante a parete, quindi l'intonaco in arzilla si è sposato perfettamente con questa soluzione anche di riscaldamento e raffrescamento dell'ambiente e poi è stato anche installato un sistema di ventilazione meccanica controllata con deumidificazione. Quindi il comfort che abbiamo raggiunto è un ottimo comfort interno dell'abitazione. E inoltre anche l'abitazione è stata certificata, casa clima R, e ha ottenuto un ottimo valore di tenuta all'aria, 0,6 di valore N50. E quindi il comfort dell'edificio è notevole. Insomma. Posso consigliare anche io la stessa cosa? La nostra è anche un po' una mission, quella di utilizzare materiali naturali, periodo dove è molto importante il fattore climatico, l'utilizzo di fonti rinnovabili per noi è la strada giusta. Bene, adesso andremo all'interno ad intervistare il proprietario, il fisioterapista Fabrizio Pilonetto. Ti ringrazio Mauro per la tua disponibilità. Ciao Marco. Ti ringrazio Oscar. Ciao Marco, grazie a te. E ci vediamo dentro. Siamo qui in compagnia del committente, il dottor Pilonetto, dello studio fisioterapico Pilonetto. Volevo chiedere al dottor Pilonetto innanzitutto perché ha scelto questo tipo di isolamento per il suo studio. Il desiderio era quello di coniugare una tecnologia innovativa, al tempo stesso naturale, in un ambiente vecchio, in un edificio storico, ma che potesse essere comunque garanzia di salubrità per i pazienti. È da qualche mese ormai che sta vivendo il suo studio, che ha cominciato ad ospitare clienti. Mi può dare un feedback sia al suo e anche quello dei clienti? Cosa provano a vivere in questo tipo di ambiente? Sicuramente da parte mia e da parte dei pazienti il feedback è positivo, c'è il riscontro di un ambiente salubre, di un ambiente che si presta ad andare verso una concezione nuova dell'edilizia ma anche degli ambienti sanitari. Bene, per oggi è tutto, ringraziamo lo studio del dottor Pilonetto e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie.